Ciao amici, un atleta che si sloga una caviglia all'arrivo, un ciclista che gioisce un po' troppo presto per la sua vittoria, un motociclista che fa troppo lo spiritoso. Quando gli sportivi festeggiano i loro trionfi prima del tempo, può soltanto essere esilarante. Ecco i 10 atleti che hanno cantato vittoria un po' troppo presto. Lucy Kennedy è una ciclista australiana la quale colleziona medaglie nei campionati ai quali partecipa. Medaglia di bronzo al campionato di Oceania su strada, quinta alle strade bianche, terza del Tour of King of Valley, finisce spesso sul podio dei vincitori, ma non è mai riuscita ad accedere al primo posto. Nel 2019, durante la gara Women's World Tour che si è svolta in Italia, la ciclista era proprio determinata ad avere la medaglia d'oro. Tra l'altro, durante questa corsa, Lucy Kennedy era al primo posto, ma nel momento di scalare i piccoli ultimi metri della salita a piedi cavallo, la ragazza si è lasciata trascinare da una gioia immensa, a tal punto che ha alzato la mano dal manubrio. Quando solo qualche metro la divideva dal traguardo, Lucy si è fatta superare dalla sua rivale olandese, Marianne Vos. Ma la cosa peggiore è quella che soltanto dopo aver tagliato il traguardo, l'australiana si è resa conto del suo errore, un momento di smarrimento che ha sconvolto la ciclista. Lucy ha fatto molta fatica ad accettare la sconfitta, tanto più che aveva molte possibilità per vincere la corsa. Il vantaggio è quello che avrà imparato che non bisogna mai cantare vittoria troppo presto. Questa giocatrice di pallavolo stava disputando, con la sua squadra, un incontro decisivo contro la squadra avversaria. Andava tutto bene, finché a un certo punto decise di fare il servizio. Allora mandò il pallone alla squadra avversaria, che non era visibilmente preparata a riceverlo. Queste ultime tentarono tuttavia di salvare il pallone. La giocatrice, convinta che le sue rivali non sarebbero riuscite a salvare la palla e che quest'ultima sarebbe caduta dalla loro parte, ha cominciato subito ad abbracciare le sue compagne e a saltare di gioia. Eccetto che nello stesso momento una giocatrice della squadra avversaria ha potuto evitare in extremis che il pallone toccasse terra, così ha potuto rinviare il pallone all'altra squadra, la quale era troppo occupata a festeggiare la sua vittoria. Un momento di distrazione che la giocatrice e la sua squadra avranno pagato caro, visto che alla fine il pallone è caduto dalla loro parte. Quindi la giocatrice ha finito per perdere con la sua squadra. Saprà che non bisogna mai sottovalutare un giocatore con la fame di vincere. Mark Allen è un giocatore e campione di snooker nordirlandese, una variante del biliardo, nella quale eccelle e fa partite spettacolari. Eccetto che, visto che il nostro Mark è un campione praticamente invincibile, a volte gli succede di essere un po' troppo sicuro di sé. In queste immagini il giocatore stava facendo una partita di snooker sotto gli occhi pieni di suspense dei tifosi. Così Mark ha fatto entrare, molto sicuro di sé, le biglie una ad una nelle loro buche. Nel caso in cui tu non lo sapessi, la regola principale dello snooker o del biliardo in generale è quella di far entrare tutte le biglie di colore e di lasciare quella nera per ultimo, evitando al contempo che entri anche quella bianca. Quindi Mark Allen ha potuto giocare la partita con successo. Arrivato alla fine, il giocatore ha fatto entrare la biglia nera nella sua buca senza nessun problema, ma non appena ha avuto il tempo di alzare le braccia per festeggiare la sua vittoria, la biglia bianca ha deciso di raggiungere le sue congeneri. Un momento estremamente difficile da digerire, visto che Mark, sapendo regolarsi a occhio, aveva tuttavia pianificato bene, tutto al millimetro. Farsi sconfiggere da se stesso sarà stata la prima volta per lui. Questo atleta da corsa stava disputando una corsa con decine di altri atleti. Partito con il piede giusto, gli rimanevano solo alcuni centimetri per poter tagliare il traguardo. Allora, vedendo che non gli rimaneva nulla per raggiungere il traguardo, ha voluto fare il fenomeno ed è saltato per toccare il contatore e festeggiare così la sua vittoria. Facendo questo, l'atleta è caduto mentre uno dei suoi rivali ne ha approfittato per superarlo e vincere quindi la corsa agevolmente. Tuttavia, l'atleta ha potuto finire secondo perché ha provato, nonostante il dolore, a strisciare fino al traguardo, ma si ricorderà sempre di quella famosa corsa in cui ha perso il primo posto e la sua dignità al contempo. Beh, non ha comunque abbandonato la corsa, anche se ha dovuto strisciare. Questo partecipante di una corsa di karting si trovava sulla pista e gareggiava per vincere la corsa e la medaglia d'oro. Rendendosi conto che si trovava al primo posto e che il traguardo si avvicinasse a grandi passi, il conducente è un po' troppo gioito e ha iniziato a cantare vittoria in anticipo. Travolto dalla sua euforia e senza poter contenere la sua gioia, il pilota ha perso il controllo. Beh, per essere più precisi, ha lasciato andare il volante del suo veicolo. L'auto di karting ha allora iniziato a sbandare, un evento sfortunato che ha fatto sì che abbia finito
finito la sua corsa ai margini della pista, sfiorando per pochissimo un altro partecipante che ha dovuto anche lui fermarsi nel bel mezzo della corsa. Invece il pilota si è ritrovato catapultato fuori dal suo veicolo mentre non aveva ancora avuto il tempo di tagliare il traguardo. Una sconfitta così sciocca. Questo pilota avrà, per quanto gli riguarda, imparato che non bisogna lasciare andare il volante prima di tagliare il traguardo. Questo motociclista stava facendo una corsa con molti altri motociclisti. Vedendo che fosse quasi arrivato al traguardo, lo sportivo ha voluto festeggiare la sua vittoria, convinto che avrebbe finito vincitore della corsa. Allora ha iniziato ad impennare a più riprese con il suo bolide enorme, in modo da impressionare i tifosi e i suoi rivali. Errore, perché a furia di impennare troppo, il motociclista ha perso molto tempo. Un errore monumentale, visto che ha consentito a uno dei suoi rivali di accelerare sul rettilineo finale e di sorpassarlo. Il motociclista ha perso scioccamente la corsa a causa delle sue buffonate, quando nulla gli garantiva che sarebbe finito vincitore. Sarà sicuramente stato il casco che gli ha impedito di vedere che il suo rivale non era lontanissimo, altrimenti non avrebbe corso il rischio di perdere così tanto tempo ad impennare con la sua moto. Che gli serva da lezione per non fare più lo spiritoso durante le corse. Questo giovane cinese stava realizzando una sfida per una gara di sport stacking. Questo sport individuale americano consiste in realtà nell'impilare il più velocemente possibile dei bicchieri di carta progettati specialmente per questo. I partecipanti devono seguire uno schema predefinito. Sono o cronometrati o messi in duello uno contro l'altro. Il nostro giocatore invece era partito piuttosto bene. Impilava, poi disfaceva le sue figure con molta agilità e affidabilità. Voleva a tutti i costi vincere il premio realizzando il maggior numero di figure in tempo record, ma una delle regole principali dello sport stacking è quella che è primordiale fermare il cronometro prima di poter celebrare la vittoria, cosa che il nostro giocatore ha visibilmente scordato di fare. Infatti, appena ha finito la sua prestazione, era talmente felice di aver potuto realizzarla con perfezione e soprattutto in tempi record, che ha subito iniziato a festeggiare la sua vittoria, scordandosi completamente che bisognava fermare il cronometro. Eh sì, ed è nel bel mezzo della sua danza di gioia che è durata una frazione di secondo, per la cronaca, che si è reso conto della sua sciocchezza e che ha fermato il cronometro. Nonostante ciò ha perso il primo posto, visto che il cronometro ha continuato a scorrere mentre aveva già finito la sua prestazione. Lo testimonia la smorfia e l'aria schifata del nostro caro amico. Questo atleta stava gareggiando per vincere la medaglia d'oro olimpica ed era posizionato in prima fila. Vedendo che fosse al primo posto, l'atleta, decisamente convinto che stesse vincendo la corsa, ha voluto festeggiare la sua vittoria. Così, con tutta la fiducia possibile, ha iniziato ad alzare le braccia e a sollecitare gli incitamenti dei tifosi. Ma questo piccolo momento di distrazione gli costerà caro, visto che al momento in cui aveva gli occhi puntati sul pubblico e chiedeva la loro attenzione e i loro incitamenti, un altro atleta dietro di lui si è impegnato a fondo per accelerare e finire quindi vincitore della gara. Il nostro atleta ha gioito per niente e se n'è reso conto un po' troppo tardi. Ma vabbè, non è come se non avesse vinto, ha potuto comunque finire secondo nella gara. Va bene anche la medaglia d'argento. Sicuramente la prossima volta festeggerà la sua vittoria solo dopo aver ufficialmente tagliato il traguardo. Questo giocatore di basket fa parte della leggendaria squadra dei Lakers, è visibilmente molto bravo nella sua disciplina, ma è anche molto bravo nei festeggiamenti dei canestri prima che vengano fatti. In queste immagini il giocatore americano stava disputando una partita di NBA contro la squadra avversaria. Molto determinato a vincere la partita, decide di fare un canestro. Allora, appena il pallone gli arriva tra le mani, lo lancia senza pensarci e tenta la fortuna. Una fortuna che ha leggermente sopravvalutato, visto che pensava che il pallone fosse entrato in rete, mentre in realtà aveva sfiorato soltanto i bordi del canestro per poi uscire senza superarlo. Il giocatore ha appena avuto il tempo di alzare le braccia per celebrare il suo canestro, che si è voltato e si è reso conto che alla fine avesse mancato il suo colpo. Una delusione che non ha potuto nascondere ai suoi tifosi. C'è da credere che saprà che per fare un canestro non basta essere di grande statura, anche la fortuna conta molto. L'atleta olimpica canadese Alicia Newman è famosa per essere molto brava nella sua disciplina. In questa sequenza la ragazza stava per fare una prestazione sotto gli occhi estasiati di migliaia di spettatori. Eseguendo il suo salto, l'atleta, sicura di sé, ha pensato di aver semplicemente sfiorato la barra, mentre in realtà l'aveva fatta cadere. Atterrando, Alicia, trascinata da uno slancio di gioia, non ha visto che la barra fosse caduta. Allora ha iniziato a salutare i tifosi che la seguivano, pensando che fosse riuscita a fare il suo salto.
Solo quando ha girato la testa, Alicia Newman si è resa conto che la barra si trovasse per terra. Da buona sportiva qual è, Alicia ha comunque provato a mantenere il sorriso nonostante la sua grande delusione. La ragazza ha poi lasciato il campo con la sua asta, con il sorriso sulle labbra, ma molto scioccata in fondo. Eh sì, anche i più esperti degli atleti falliscono a volte, e Alicia ha appena imparato questo. Allora, cosa ne pensi di queste sequenze? Quale ti ha fatto ridere di più? Hai già vissuto un momento del genere durante una gara? Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata al nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!